Benvenuti a tutti, benvenuti in questo secondo giorno della nuova rubrica in diretta con. Ieri abbiamo incontrato, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Franzelino Matusalem, che ovviamente ringrazio sempre, non smetterò mai di ringraziare per la disponibilità. Oggi invece saremo in diretta con Simone Del Nero, altro ex giocatore della Lazio dal 2007 fino a gennaio 2012. Aspettiamo, ovviamente adesso l'ho avviso che siamo in diretta. Così entra, tra l'altro, Del Nero, che ieri lui è molto amico con Franzelino Matusalem, ieri ha assistito alla diretta, questo ci ha fatto molto piacere e magari oggi ci racconterà anche del rapporto con Franzelino e vedremo cosa ne uscirà fuori. Tanto, come vi ho detto, aspettiamo che Simone entri. Ne approfitto per dare qualche notizia. Allora, intanto, 2/3, mettiamola così, della diretta di ieri sono stati caricati anche sul canale su YouTube. Ancora non sono molto pratico, inizierò a lavorarci in questi giorni. Miglioreremo anche quello. Adesso manca l'ultima parte che pubblicherò dopo la diretta, poi ci sarà anche quella con Simone, che mi sembra adesso sia entrato. Sì, eccolo qui. Entri. Ciao Simone. Ci vedi Simone? Eccoci, ci siamo. Ciao Simone. Tutto bene? Singhiozzo. Mi senti Simone? Scusa, mi sento bene. Proviamo a fare così. Ancora ti sento Mi sempre senti? meglio. Sì, ora ti sento molto bene. Come Nemmeno io. Io tutto a posto, te? va? Tutto bene, a parte questo periodaccio, che speriamo passi al più presto, dai. Lo spero anch'io, guarda, perché poi stare in casa con tre figlioli dalla mattina alla sera non è facile. Me lo immagino. Però dai, almeno sono momenti per dedicarsi ancora di più alla famiglia, no? Sì, quello senz'altro, dai. Fa piacere stare sempre con i figlioli, con la moglie, ma ogni tanto è giusto anche ritagliarsi un po' di spazio proprio, no? Per i propri hobby, che ne so, farsi una corsetta o quant'altro. Assolutamente. Tu ti stai tenendo allenato perché ufficialmente sei ancora un giocatore, stai cercando una squadra in questo momento? Allora, io mi sono rotto il crociato a 38 anni per la prima volta l'anno scorso, così tanto per aggiungere un infortunio in più nel mio repertorio. Sì, purtroppo. E quindi sono ancora in fase in convalescenza perché poi oltretutto ho avuto dei problemi nel post-operatorio e mi sa che dovrei rioperarmi un'altra volta in artroscopia per togliere delle piccole aderenze che si sono create durante il recupero. Abbastanza sfortunato, quindi purtroppo. Eh sì, ma non la voglio finire qua, eh. Non è Bello. l'infortunio che mi fa smettere di giocare. Comunque, anche se sto navigando in categorie molto inferiori rispetto a quello che era la Serie A, il pallone è sempre tondo, ci sono sempre 22 giocatori, due porte, quindi è sempre calcio. La passione quella rimane sempre ed è questa la cosa più importante. Assolutamente, anche perché poi oltre a giocare sono con mio padre, perché mio padre è l'allenatore di questa squadra ligure, quindi gli davo anche la mano, diciamo, un po' da secondo, gli facevo un po', ero un po' nel suo staff, dai, all'interno dello spogliatoio, cercavo di dare un po' di supporto ai ragazzi che hanno voglia di migliorarsi. Beh, poi tu comunque ovviamente hai tantissima esperienza anche internazionale perché
poi tu hai disputato anche la Champions League contro i grandi del Real Madrid. Quindi comunque penso che Sì. qualcosa gli puoi dare, dai. No, no, un po' di esperienza ce l'ho, quindi ti ripeto, ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, ragazzi seri che hanno voglia di lavorare, sono contento di dargli un supporto, di dargli una mano, dai, di dargli qualcosa, almeno un po' di esperienza che ho fatto in tutti questi anni. Bello. Senti, c'è in diretta anche Francelino Matusalem, tu ieri hai assistito a quella, insomma, la chiacchierata che abbiamo fatto con lui e oggi lui ha assistito la tua che ti saluta tra l'altro. Avete un bel rapporto voi due? Avete giocato insieme a Brescia? Sì, il rapporto diciamo calcisticamente, che poi non è che ci siamo frequentati fuori dal campo, però io reputo Matu uno dei più forti, no, io l'ho sempre detto, il più forte giocatore con la quale abbia mai giocato. Tanti storgono la bocca, no? Come dire, giocato insieme a Baggio, Guardiola, tanti giocatori. Per me il numero uno è sempre stato lui, perché era un giocatore completo. Sì, infatti io ieri l'avevo ricordato perché tu pensa a me, l'hai detta un po' di anni fa, mi sembra, e mi era rimasta questa intervista in cui tu dici che lui poteva giocare addirittura con in maglie come Real Madrid e Barcellona. E a me mi era Sì, ho rimasta. sempre detto, sì, ho sempre detto che lui poteva. Xavi e Iniesta, no? Perché le qualità erano assolute. Era un po' la testa che ogni tanto, tra virgolette, gli scorreggiava, no? Come dico io. A parte quello, era fenomenale. Tecnica, cattiveria, senso del gol. Aveva tutto, velocità, visione di gioco, era un giocatore stracompleto, stracompleto. Sì, no, infatti lui ieri ha detto una cosa, me l'ha detto sicuramente, lui mi conosce, ha detto queste cose perché sa della mia tecnica, però sa anche che comunque io delle volte ho mancato nella professionalità, possiamo metterla così, un po' di serietà, però Sì. diciamo che comunque entrambi avete fatto una grande carriera, avete giocato con grandissimi calciatori e lo siete stati. Sì. Diciamo che lui ha fatto molto, molto di più, ma sono contento perché se l'è meritato. Ti ripeto, se avesse avuto un pochino più, fosse stato più continuo sotto il punto di vista mentale, avrebbe fatto 10 volte di quello che, della carriera che ha fatto. Bene. E, senti, tu hai fatto una carriera per certi versi abbastanza simile a quella di Francelino. Comunque sei partito anche te da Brescia, hai giocato molti anni nel Brescia, hai giocato con grandissimi calciatori, poi arrivi alla Lazio e ti fermi per 4 anni e mezzo in biancoceleste. Cosa ti ha dato la Lazio in questi 4 anni e mezzo? Ma quello che mi ha dato la Lazio è stato l'affetto, tanto affetto nei confronti dei tifosi, perché nonostante non avessi fatto quello che avrei voluto fare, per gli infortuni, anche per me stesso, perché io sono una persona molto umile, mi do tante colpe, quindi, però nonostante questo vedo che tifosi mi cercano sempre, voi mi cercate per qualche intervista e questo mi fa tanto piacere perché comunque mi sono sempre allenato con tanta serietà, ogni volta che mi hanno fatto giocare nel bene o nel male la maglia l'ho sempre sudata e mi sono sempre impegnato e questo credo che sia diciamo, la prerogativa del quello che vuole l'ultra, dai, diciamo, E sudare la maglia della propria città. tu hai vestito anche 2 maglie comunque con tifoserie anche abbastanza calde e importanti che facevano dell'onorare la maglia il giocatore doveva onorare la maglia come prima cosa, i risultati poi venivano dopo. Sono tifoserie della Lazio ma anche quella del Brescia stesso. Sono tifoserie molto calde, però che se onori la maglia comunque ti riconoscono il loro affetto. Ma assolutamente, diciamo, il tuo lavoro è questo comunque, sei pagato bene e quindi devi sempre cercare di dare il massimo sia in allenamento che in partita. E questo il tifoso è quello che vuole. Poi se il risultato è negativo o positivo, l'importante è che esci fuori dal campo, hai dato il tuo contributo, hai sudato la maglia, hai dato tutto. Senti, tu hai vissuto bellissimi bei momenti, comunque anche abbastanza intensi per un calciatore in generale con la maglia da Lazio. Parlo per esempio della Coppa Italia del 2009, ma anche della partita contro il Real Madrid. Tu hai disputato entrambe le partite, hai avuto l'occasione di giocare in Champions con la maglia della Lazio e quella finale anche. Quale momento in generale, se fa parte di quei due oppure in generale, ti è rimasto di più con la Lazio?
Ma sicuramente il maggiore, diciamo, l'esperienza che mi ha dato di più sotto il punto di vista emotivo, che mi ha dato di più, è stata quella dei preliminari di Champions League, perché comunque era arrivato era appena arrivato a Roma in punta di piedi. Ho avuto, tra virgolette, nella sfortuna di Mauri, che all'andata di contro la Dinamo Bucarest si è fatto male alla caviglia, ho avuto la fortuna comunque di entrare all'andata e poi di giocare titolare al ritorno, dove poi diciamo che ho dato un bel contributo per andare in Champions League, dai. E quella secondo me è stata la partita più bella e emozionante che abbiamo mai fatto, anche perché poi, questo non me lo scorderò mai, finita la partita si rientrò subito a Roma e fuori dall'aeroporto c'era un fiume di persone, quindi noi siamo passati in mezzo a tutti questi tifosi e mi fermò uno e mi disse: Asimo, Roma ti vuole bene, grazie. E questo veramente mi ha emozionato tantissimo. Guarda, mi stanno venendo i brividi anche adesso, perché ce l'ho davanti questa immagine, no? E ogni tanto è bello anche, non sono uno che rammenta i ricordi, ma ogni tanto è bello anche farlo, perché ti fanno stare meglio, pensi quello che di buono hai fatto per loro, per la città, e loro, il tifoso mi ricorda più che altro per quello, anche perché poi dopo, da quell'anno lì ad oggi, la Lazio non è più tornata in Champions League, e quindi spero che finisca il campionato, prima di tutto che vinca lo scudetto e poi dopo di conseguenza che ritornano a varcare le competizioni che gli competono, che compete alla Lazio, perché comunque è giusto che stia in mezzo alle squadre top d'Europa. Senti, mi hai fornito un bell'assist, anche perché comunque la domanda me l'era un po' preparata. E tu ti sei confrontato con questi grandi campioni, con questa grande competizione della Champions League. Cosa manca alla Lazio, che sembra ormai esserci, ovviamente facciamo tutti gli scongiuri che servono, ma cosa manca alla Lazio per poter disputare una buona Champions League il prossimo anno, mettiamola così? Ma l'unica cosa che secondo me può mancare alla Rosa sono giocatori di esperienza, cioè giocatori che hanno avuto l'esperienza della Champions League, perché come abbiamo visto l'Atalanta è una grande squadra, ha fatto benissimo, sta facendo benissimo in Italia, però le prime 3-4 partite, non mi ricordo, aveva perse tutte, e quindi un po' c'è molta pressione, diverso giocare in Champions League che in campionato, quindi secondo me gli manca quei due giocatori che hanno comunque disputato tante partite in Champions League per far capire al resto della Rosa come comportarsi, diciamo così, perché poi per il resto la Rosa è completa, la Rosa è competitiva, si vede, il mister sta facendo un grande lavoro, poi è già qualche anno che giocano insieme, quindi si vede che giocano proprio a memoria, no? E secondo me gli manca solamente questo. Tu, c'è qualcuno in cui ti rivedi di questa squadra per caratteristiche o comunque anche per ruolo? È vero che tu giocavi come ala in avanti a sinistra, loro giocano 3-5-2, quindi giocano anche più con l'esterno alla Lubic, cioè. Ma qualcuno in cui ti rivedi in particolare? Ma io quando vedo le partite mi piace tantissimo Luis Alberto. Lui, io sono stato, l'ultima partita che ho visto sono stato a Roma contro l'Inter, sono venuto a vedere la partita e mi ha veramente impressionato, perché il gioco parte sempre da lui, perché oltre a chiedere palla a tre quarti avversari viene anche a prendere palla sulla loro linea difensiva, quindi gioca tantissimo il pallone. E io diciamo che con la Lazio ho sempre fatto l'esterno sinistro al centrocampo, però io nasco come trequartista, quindi mi rivedo tanto in lui. Sì, anche perché tu comunque a Lazio, ma anche nelle altre squadre, le altre maglie che hai visto nella tua carriera, hai giocato in tantissimi ruoli del centrocampo, cioè tu sei arrivato addirittura a giocare terzino sinistro. Mi sono adattato a fare tutto, pur di giocare mi sono adattato anche a fare il terzino, e
Non so cosa dirti, non so, guarda. In realtà volevo sapere se... Sul 4-4-2 ho giocato mezza punta, davanti con Caraccio a Brescia. Poi ho fatto in nazionale, con 4-4-2 ho fatto l'esterno di centrocampo sinistra, con Delio Rossi lo stesso, 4-3-1-2 ho fatto il trequartista, ho fatto con Ballardini ho fatto l'esterno di difesa. Ne ho fatti tanti, dai, ero un pochino un jolly, no? Mi mettevano dove mancavano le pedine fondamentali. Essere sempre cavata bene. C'è un ruolo dove ci trovavi meglio comunque di quelli che hai elencato? Ma a me è sempre piaciuto fare l'esterno alto di d'attacco, un 4-3-3, un 4-2-3-1, comunque... Cercare sempre di avere l'avversario davanti per puntarlo e calciare, tripare, crossare. È sempre piaciuto giocare sull'esterno. Allora ti devo chiedere anche questa cosa. Cioè, la Lazio ha Johnny, che anche lui nasce come ala d'attacco in realtà, però è stato riadattato all'esterno sinistro e comunque piano piano sta prendendo anche confidenza con il ruolo. Quali sono le difficoltà che può incontrare un giocatore abituato alla fase offensiva come magari eri appunto te o comunque come è Johnny nel giocare in un 3-5-2 comunque come esterno più basso? Sicuramente sei più sacrificato, perché oltre a fare la fase devi avere sicuramente intanto un'ottima prestanza fisica, perché devi correre il doppio, perché oltre ad attaccare devi anche difendere, e lì spetta solamente al mister insegnargli un po' come impostarsi col corpo in fase difensiva. Non è facile, non si impara in un mese. Io mi ricordo all'inizio col 4-4-2 con Ballardini, all'inizio ho fatto un po', mi è sempre piaciuto spingere, ma quando l'esterno ti puntava, ho sempre fatto un po' di fatica, perché non era mia abitudine difendere, dai, perché poi dopo se poi l'attaccante ti scavalca, comunque ti dribbla e ti supera, non è che c'è ancora 30, 40, 50 metri di campo, lì sei davanti alla porta, quindi devi stare anche un pochino più attento, non è nessuno dietro che ti copre le spalle, capito? Ci sei solo te. Senti, qua tra i commenti, insomma, ricordati che chiamano doppio passo del nero, Simon Black double pass, era il tuo... come si chiama adesso la tua schiena? La mia preferita. Chiamata la battaglia era, dai. Ne hai un altro, oppure il doppio passo in particolare? Perché il doppio, cioè, hai ispirato a qualcuno in particolare il doppio passo? Sì, io quando avevo 11 anni, 12 anni, il mio idolo assoluto era Ronaldo, quello, il brasiliano, no? E io avevo, ogni volta che facevamo vedere qualcosa alla televisione, registravo tutto. Quello che vedevo dopo lo memorizzavo e poi lo mettevo in campo. E da lì poi sono nati i doppi passi. È la cosa che mi veniva meglio. È sempre la solita cosa, però ci cascavano sempre. Ci cascano anche adesso, che lo faccio a 2 all'ora, non lo faccio veloce come prima, ma ci cascavano anche 6 mesi fa. No, bello. Dai, Ronaldo, è per te il giocatore più forte nella storia o c'è qualcuno che lo ha superato? Il fenomeno parlo, ovviamente. Ma ora i tempi sono cambiati, no? Ora io parlo di Maradona, ma Maradona io ero piccolino, quindi posso vedere solamente delle immagini, perché poi sai, un giocatore deve essere forte, deve essere un campione, ma deve avere anche la continuità. Io lui non so se ha avuto la continuità, da come me ne parla mio padre, secondo mio padre è il giocatore più forte in assoluto, però io vedo, come la penso io, ora il giocatore più forte in assoluto è Messi del Barcellona. Proprio come qualità, lui ci è nato così, capito? Proprio lui ha qualità dalla nascita. Ronaldo è un altro che è fuori classe assoluto, ma lui si è costruito, non c'è nato, capito? E forse se devo scegliere per, diciamo, il sacrificio che hanno fatto, Ronaldo è più completo, perché comunque, ti ripeto, si è dovuto costruire, ha dovuto lavorare su se stesso. Lui ci è nato così, Messi, e ci è rimasto. Certo, quindi comunque, diciamo, a livello di sacrificio Ronaldo ha fatto di più, però ovviamente Messi è quello che è ed è sempre stato. Tu hai giocato, a proposito, rimaniamo in tema fenomeni, tu hai giocato anche con Miroslav Klose, un piccolo periodo. Sì, ho fatto 2 anni. Due anni, diciamo, sì.
Che giocatore era, ma non solo a livello del campo, perché quello penso l'abbiamo visto tutto, ma proprio l'importanza di Klose in una squadra come la Lazio. Ma guarda, conta tantissimo l'esperienza che ha un giocatore alle spalle, no? Lui aveva già fatto tre mondiali, quindi quando entravi in campo insieme a lui, è normale che quando è vicino dei campioni ti senti più sereno e anche più forte, no? Ti danno la forza, la serenità di affrontare la partita nei migliori dei modi. Ti tolgono anche la pressione, perché comunque, ti ripeto, avendo giocatori di fianco come Klose, giochi anche più tranquillo e più sereno, perché poi tanto quando lui ha la palla, l'abbiamo visto, faceva quello che voleva. E oltre al grandissimo giocatore che era anche una grandissima persona. Aiutava tantissimo i ragazzi, i giovani, non ha mai dato problemi a nessuno, non ha mai creato pressione a nessuno durante gli allenamenti, e questi secondo me sono i veri campioni, quelli che oltre a darti una mano in campo te la danno anche fuori. Tu gliel'hai chiesto consigli, che mi hai aiutato su qualcosa in particolare? Consigli sulla pesca. Ah, è Lui era vero, lui è grande appassionato di pesca. pescatore e io anch'io andavo a pescare, quindi mi dava qualche consiglio sulla pesca, quello sì. Senti, ci chiedono anche, oltre a Lazio, ma sempre in tema fenomeni, il tuo rapporto con Baggio. Allora, il rapporto con Robby era un rapporto lavorativo, perché comunque lui al campo non c'era quasi mai, perché lui il martedì era all'isocinetic, aveva preparatore personale, il mercoledì lavorava col preparatore, il giovedì facevamo la partitella infrasettimanale, venerdì non lo vedevamo tanto, capito, con noi. E quindi forse ero troppo giovane, anch'io avevo sbagliato, non ho mai chiesto consigli, non mi sono fatto mai insegnare qualcosa di particolare come potevano essere le punizioni che calciava lui. Non ho avuto un contatto diretto, un contatto vicino, ti ripeto. Lì era una squadra dove era una rosa molto vecchia e i giovani quindi erano un po', diciamo, un po' accantonati, dai, tra virgolette, ma non un rapporto vis-à-vis non l'abbiamo mai avuto. Tu comunque hai, anche senza incontrare la Lazio, hai giocato con tantissimi giocatori tra Empoli e Brescia che poi hanno vestito la maglia della Lazio. Penso a Cribari, penso a Baronio, penso allo stesso Matusalem, Mauri, che poi alcuni hai rincontrato anche a Roma. Quanto è stato importante, per esempio, appunto Mauri o Matusalem, rivederli poi con la maglia della Lazio? Ma all'inizio è stato importantissimo. Mi ricordo che appena arrivato c'era Cribari che lo sento tuttora. Io ho fatto le giovanili con lui a Empoli e ci siamo sentiti per via del come stavano andando le cose sul Covid-19 in Brasile e qua in Italia. Quindi diciamo che l'unico veramente compagno di squadra che è diventato amico è lui. Cioè è come se fosse mio fratello lui. Siamo proprio sempre a contatto. E quindi per me è stato fondamentale avere già una guida in una nuova squadra, dove comunque dovevi conoscere tutti, ma lui mi ha aiutato tantissimo. Non è mai facile entrare in uno spogliatoio nuovo dove devi conoscere tutti, poi in una società come la Lazio. Ora capisco una squadra di provincia che entri, sei più tranquillo, ma io venivo senza niente da togliere al Brescia, però stiamo parlando di una squadra della capitale, quindi che ha fatto la storia, e lui mi ha dato una grande mano. C'era Tare, c'era Stefano, però non è che con loro avevo un rapporto come potevo avere con Mauri, però mi hanno accolto tutti con Cribari, però mi hanno accolto tutti veramente bene. Mi ricordo Berami, mi prese subito sotto braccio, mi portò a far conoscere tutti, mi sono subito trovato a mio agio. Tu a Roma, perché poi è forse una coincidenza, pure ho visto che comunque quando va via Di Canio più o meno arrivi tu. Sei venuto per fare, e poi il ruolo più o meno è quello, sempre in fase offensiva, sei venuto per sostituire in particolar modo qualcuno oppure, cioè, come andava più o meno la trattativa per portare No, Bellero no, no, a Roma? io ero in scadenza col Brescia, c'è stata il procuratore, questa offerta della Lazio, e come potevo rinunciare? No, ma Era certo. così giusto.
quindi è andata proprio come doveva andare, anche perché avevo postato una foto un po' di tempo fa di quando avevo 15 anni, avevo la maglietta, il completino della Lazio, della Cirio mi pare, quindi era destino che andassi a giocare in questa squadra. Beh, il calcio regala emozioni delle volte veramente belle. Comunque ne approfitto, un attestato di stima che devo fare nei tuoi confronti, perché comunque nei tuoi anni a Lazio sei sempre rimasto, e lo sei tuttora, molto umile, non hai mai una parola di troppo, mai niente, questo devo essere sincero, non è da tutti, e appunto è un attestato di stima che mi sentivo di doverti fare, questo veramente con il cuore lo faccio, la tifoso della Lazio ed amante del calcio in generale. Tornando alle domande, così sembra sempre troppo... tu hai avuto Delio Rossi, Ballardini, anche Reja, e se non sbaglio anche Petkovic un piccolo periodo. No, Petkovic non sbaglio sempre. Hai avuto quindi Delio Rossi, Ballardini e Reja. Chi ti ha dato di più di questi? Con quali ti sei trovato meglio? Ma sicuramente Delio Rossi. Delio Rossi, con lui ho disputato un po' di partite, cioè comunque ti ripeto, sono arrivato alla Lazio e abbiamo subito avuto la fortuna di dimostrare subito il mio valore nei preliminari, quindi da lì in poi dopo il mister, comunque non era facile far giocare un giocatore che era appena arrivato quando il campionato prima avevano fatto alla stragrande. Gli ho dato fiducia, mi ha dato fiducia, io l'ho contraccambiata, e da lì poi dopo ogni volta che diciamo c'era qualche problema, come poteva essere Stefano, perché comunque Stefano era lui il titolare, ma se mancava giocavo io. Senti, nella finale di Coppa Italia del 2009 contro la Sampdoria, se io penso al momento dei calci di rigore, intanto la prima domanda è che momento è stato, che intensità c'era in quel momento, tra di voi, che cosa vi dicevate, come avete vissuto quel momento? Allora, no, io mi ricordo solamente che ero il sesto rigorista, cioè dopo i tiri. Sì, questa era un'altra domanda, tra l'altro. E quindi ve lo dico francamente, mi stavo a cagare sotto perché c'erano 80.000 spettatori. E speravo che finisse prima che lo battessi. Difatti, fortunatamente, Dabo era il quinto. Ho detto, se non lo fa, mi tocca a me. Lì deve avere la freddezza di calciarlo. Però sai, davanti a 80.000 persone non è facile. Eh? È andata bene, guarda, veramente. Difatti, quando ha segnato, mi sono girato tutti verso Musler, e Dabo io mi sono girato, sono andato verso la curva, perché è stato una... proprio mi sono tranquillizzato, perché non avevo una tensione addosso pazzesca, anche perché non mi è mai capitato di poter battere un calcio di rigore in una finale di Coppa Italia. Però sarebbe stato anche abbastanza, per fortuna non ti sto mettendo pressione perché è finito tutto, ma sarebbe stato anche abbastanza pesante come rigore, perché poi... Anche perché c'era Castellazzi, io ci ho giocato insieme a Brescia. Ah, è vero, quindi ha maggior ragione. Quindi era un problema in più, era. Vabbè, dai, è andata bene così, è andata. Hai alzato una Coppa Italia molto importante, una maglia altrettanto importante, dai, senza tirare rigore. Però allo stesso tempo molto importante la tua prestazione. È stata un'emozione fantastica, perché l'inno di Mameli prima della partita, ho sostituito Foggia, ho fatto con i supplementari una 75-80 minuti, come aver fatto una partita intera, e avevo la famiglia a vedere la partita, quindi abbiamo festeggiato dopo la partita, quindi è stato veramente stupendo. Senti, siamo verso la fine, ti chiedo ancora un paio di cose. Intanto volevo sapere, c'è la possibilità di tornare a giocare? Oggi c'è stata un'altra assemblea di Lega, per adesso ancora fumata grigia, niente di nuovo, però la possibilità è ancora viva, ma senza tifosi. Quanto sono importanti in una squadra come la Lazio i tifosi? Quanto può perdere la squadra? Giocando a porte chiuse? Giocando a porte chiuse, sì. Ora con l'entusiasmo che c'è è tantissimo, perché comunque l'ultra, quando le cose vanno bene, è il dodicesimo uomo in campo, dico sempre. Quando vanno male, giochi in 10 e 9, perché comunque le pressioni...
a Roma sono tante, in entrambe le sponde. E in questo momento però c'è tanto entusiasmo e si può perdere sicuramente qualcosa. Però secondo me è giusto che il campionato finisca ed è giusto che comunque si giochi a porte chiuse per comunque la sicurezza di tutte le persone che girano nel mondo del pallone, perché sarebbe veramente un problema rimettere le persone una a fianco all'altra anche con le mascherine. Non sarebbe secondo me una cosa fattibile. La salute viene prima di tutto, però è giusto che il campionato finisca, anche perché poi, come sappiamo tutti, ci sono troppi interessi sotto per far sì che non venga annullato il campionato. E poi sarebbe veramente un dispiacere, perché sei a un punto, sì. E quindi è giusto che finisca. Allora, l'ultima due cose. Una, se ti aspettavi Inzaghi come allenatore in questo modo, così bravo, insomma, che portasse tutti questi successi. Ma per come conosco Simone, per come ho conosciuto Simone, no. Però sono contento perché se lo merita. Ha dimostrato di saper veramente gestire un gruppo, una società, una città, perché comunque lui era anche avvantaggiato perché l'ambiente lo conosce bene, è una vita che è la Lazio, quindi. Però sono molto contento del lavoro che sta svolgendo lui. Io non l'ho mai visto lavorare, ma secondo me è bravissimo, molto molto bravo nel rapporto umano con le persone. Non è uno che crea pressione all'interno dello spogliatoio, delega, diciamo, le persone con più esperienza, e quindi non è un comandante che ti impone di fare questo, di fare quest'altro. È uno che è un giocherellone, io l'ho sempre soprannominato, perché negli spogliatoi era sempre a scherzare, a giocare. Secondo me lo sta facendo anche adesso. Trasmette tanta serenità all'interno dello spogliatoio, che è quello che serve, specialmente nei periodi più difficili. Anche se poi quando lo si vede dall'esterno, nelle conferenze stampa, nelle interviste, non sembra uno. Perché tutti l'avete descritto così, tutti quelli che hanno giocato insieme a lui l'hanno descritto come un giocherellone, uno che gli piaceva ridere e scherzare. Invece quando lo vedi nelle conferenze stampa, nelle interviste, è uno sempre serio, molto. Anzi, quasi, quasi schivo delle volte. Ma lo deve essere, lo deve, dai. È mascherato in quel momento. Ma è veramente. Io guarda, io c'ero tutti i giorni, pranzavo con lui all'interno del centro sportivo, c'era il cuoco Giocondo che ci faceva sempre da mangiare, e poi si giocava sempre a biliardo, no? A stecche, prima di entrare negli spogliatoi. E quindi io l'ho frequentato tanto, tanto Simone. E a vederlo così quando parla con quella serietà, oppure in campo, in panchina, quando si arrabbia col giocatore, inizia a correre, a gesticolare, mi viene da ridere perché come ti posso dire, non lo vedo lui, capito? Sì, no, è quello che ti dicevo appunto, perché da come lo descrivete poi sembra veramente come se fosse un'altra persona nello spogliatoio. Chi era il più laziale nello spogliatoio della Lazio? Dove veramente lo vedevi respirare? Il più laziale, quello dove lo vedevi respirare più lazialità. Il più laziale Fabio Firmani. Ah, Fabio, certo. Fabio Quell'esultanza. Firmani era più laziale, era ai livelli. Io non conosco Paolo Di Canio, ma era a quei livelli. Allora te lo devo chiedere. Quando purtroppo andò via Gabriele Sandri, la cosa si respirò all'interno dello spogliatoio, quella tragedia, insomma, che era nel 2009, se non sbaglio, tu eri alla Lazio, no? Quel periodo. Sì. Bene, la cosa, perché io mi ricordo adesso Firmani che segnò andando sotto la Nord abbracciando la foto di Gabriele. Sì, assolutamente. Lui era molto attaccato perché lo conosceva bene, mi pare, se non sbaglio. E sì, ci ha toccato anche perché mi ricordo vennero anche al centro sportivo a incitarci con striscioni dedicati a lui. Io gli regalai anche una maglietta al fratello. Che adesso sta dentro la Piazza della Libertà, l'associazione Gabriele Sandri, mi sembra che c'è la maglietta lì. Perché io ci sono entrato una volta e mi sembra di averla vista, no? A maggior ragione te l'ho chiesto. Io vedo che comunque è sempre ricordato Sì. tantissimo, nonostante sia passato tanto tempo, è sempre ricordato da tutti.
Senti, chiudiamo insomma con una cosa, un giochetto Sì, abbastanza. anche perché mi si sta scaricando la batteria e non so quanto può durare ancora. Allora, no, è l'ultimo, tanto chiudiamo così. Volevo sapere, l'ho fatto anche ieri con Franzellino, la top 11 dei giocatori con cui sei stato alla Lazio. Allora, Muslera, Zauri, Cribari, Siviglia, Abbiamo Colaco. domani. Come, scusa, chi è a destra? Zauri, Allora, Zauri, Cribari, Siviglia, Müller. Cribari, Colaro. Ah, Colaro. Poi, aspetta, a ricordarmelo, Berami, Ledesma, Mudingai, Pandev, Rocchi e Mauri. No, Pandev, Rocchi e Mauri. aspetta, no, aspetta un attimo. Dico che parlo del più forte in assoluto e non lo metto. Lo sai che ci ho pensato? Aspetta un attimo, aspetta. Leviamo Gabi, che era un più mazzolatore che Berardi. Berardi aveva anche qualità. Quell'altro era un vangatore che Tra correva l'altro, e ticchiava. glielo dico dopo domani, eh. Ma io l'ho visto ieri, ci Sì, ho visto siamo. la diretta, sì, nella visto la foto, sì. C'ero io che ero l'intruso, c'era tutto lo schermo scuro, poi c'era una faccina chiara da una parte. Sì, lavori condivisa. Allenatore, chi metti? Meglio Metto Nelio Rossi. Rossi. Va bene, Simo, grazie mille veramente per la disponibilità. È stato un grandissimo piacere. Tantissime attestati di stima, non solo da me, da tutti, veramente. Ti ricordo anche a te il tuo doppio passo con grande piacere. Grazie. Grazie mille, Simo, veramente. Gentilissimo. Ciao. Allora, ringraziamo Simone, questa è la seconda pagina, mettiamola così, della rubrica in diretta con, e siamo solamente all'inizio. Ovviamente, lo ripeto, ringrazio lui per la disponibilità, ringrazio Franzellino e ringrazio in anticipo anche Sebastiano Siviglia, che avremo domani sempre alle 17, e Gabi Mudingai venerdì sempre alle 17. Il weekend me lo prendo di pausa, ma non tanto, perché oltre a tutti gli articoli, oltre a tutte le notizie che dovrò dare, cercherò anche nuovi nomi, nuovi calciatori, sperando di potervi intrattenere con questa rubrica, con questo siparietto di una mezz'oretta, niente di troppo impegnativo con tutti gli ex Lazio e magari anche qualcuno di attuale, non lo so, non parlo prima. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, Abbasso Roma e Forza Lazio come sempre. Troverete la terza parte di intervista di Matusalem e questa con Simone, tutte anche sul canale YouTube, ma io ovviamente, come sempre, salvo tutto anche tra le storie di Instagram, perché capisco chi non le può vedere e la rivedrà magari entro le 24 ore, non vi lo dimenticate. Quindi un saluto a tutti quanti, un grazie soprattutto a voi, scusate, per avermi seguito e ci vediamo domani, sempre alle 17, con Sebastiano Siviglia.